Benvenuti, miei prodi cacciatori, in questo nuovo video! In questo terzo episodio di Scopri le tue fobie! Mica qualcosa... Affronteremo insieme le peggiori paure degli esseri umani, le capiremo e cercheremo di sconfiggerle. Ma ora sedetevi comodi! Paura numero ansietta. Aviofobia, la paura di volare sugli aerei. Partirei con il dire che l'essere umano ha da sempre avuto paura di volare. Madre natura con la scellerata ce l'ha fatta venire... Perché non abbiamo le ali. Ovo, no, se ci lanciassimo dal terzo piano con la speranza di volare, moriremmo. Cosa siamo qua? Capitan Ovvio Style? La saga di Capitan Ovvio? Quindi, se hai paura di volare, stai tranquillo. Non sei pazzo. Non è successo niente, tranquillo, è normale. Mo, grazie a questo simulatore di incidente aereo... Scopriremo se abbiamo l'aviofobia oppure no. Porca miseria, una Kuma T-Rex ha appena colpito l'aereo, ragazzi. Premete X con le chiappette, premete X con le chiappette. Cosa c'è scritto sul tablet? Hashtag andrà tutto bene? Ma cos'ha sto aereo tutto modificato? Ecco, si è spaccato a metà, dai, siamo rovinati. Ansietta contro Baciones. Contro Baciones e contro Ansietta. Ah! Stringere X, stringere X. Non voglio morire, Adriana. Un cannolo. Non voglio morire. Ecco, ecco, dai. Adesso, ecco. Maron, che impressione. Mi batte forte il cuore. Non riesco a parlare oggi. Trump senza naso, eh. Beh, ragazzi, insomma, un po' di strizza ce l'ha fatta venire sto video. Non dite di no. Per superare la paura di prendere un aereo, vi basterà pensare che le probabilità che cadiate sono una su 11 milioni. Ci sono più probabilità che voi moriate inciampando sulle scale o mangiati da un re di pixel. Paura? Numero mio fratello Ettore! Astrafobia. Zan 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 zan. Paura dei fulmini. Chi soffre di questa fobia ha una paura incontrollata delle tempeste o dei fulmini. Vabbè, già a vedere sto video non è che sprizzo dalla gioia, eh. Anche quando non sono per nulla in pericolo. I sintomi sono sempre gli stessi: ansia, tremori, pianti, sudorazione, intrimonimento e ingoblimento. Che poi anche gli animali possiedono questa fobia, eh. Interessante, interessante. Ma per fortuna ho trovato te. Questa paura può essere curata. Ed esistono due modi. Vediamo un po', eh. Andiamo a googlare. Il primo è esporsi a poco Maron. Il primo è esporsi a poco ad una tempesta per capire che i fulmini e i tuoni non ci colpiranno così tanto facilmente. E io comunque rimango sempre di più allarmito da questi video che sto guardando. Il secondo metodo invece è quello di affidarsi ad un bravo psicologo e iniziare una terapia comportamentale, possibilmente senza assumere farmaci. Ma questa la butto lì, eh. Dicono che sia il modo più efficace per superare questa fobia incontrollata. Ma guardiamo un po' sti video, dai. Vediamo un po'. Ditemi, ditemi. Non sono io, eh. Ditemi, ragazzi, che cosa vi suscita vedere questo video. E sentirlo anche, perché, i tuoni. Oh, non si può stare, tranquilli un attimo. Più gribi della grande Z. Seria? un po' di paura ce l'ho, Dai, è la che è, il sirenet. Mo basta con sti tuoni però, che mi stanno sudando le chiappette, mi stanno sudando. Ma che roba, non si può stare tranquilli, veramente. Andiamo avanti, paura numero... Wow! Tripofobia, ecco, la paura dei buchi. Quella che c'ha anche Redi Pixel, Il video che stiamo vedendo è una ricostruzione di Make-up Art che simula proprio l'effetto di tripofobia. La tripofobia è una delle fobie più strane e allarmenti dei nostri tempi. Gli scienziati non sanno nemmeno il perché alcuni esseri umani abbiano paura dei buchi. Perché hai paura dei buchi? No, tu perché hai paura dei buchi? Posso capire avere paura di Redi Pixel, ma dei buchi è strano forte, no? Ebbene, alcuni pensano che vedendo questi bucherellini il nostro cervello li associ a degli alveari di api o vespe. Ma a proposito di api, altri invece pensano che l'uomo prova repulsione vedendo ste oscenità perché... Ciao!
perché fa uno schifo forte, e li associa ad una malattia e quindi non vuole ammalarsi. Giustamente. Come dargli torto? Anche io non voglio ammalarmi. I sintomi sono sempre quelli associati anche alle altre fobie, tranne lo schifo che ti sale in corpo guardando sta roba che manco Truccio Baldazzi. 10.000 euro. Ma vediamoci sto video che sono... Ecco. Effettivamente fanno un po' schifo, ragazzi, eh. Cioè, sembra proprio innaturale, brutto, lezzo. Peggio dello Zephyr. Senti che casino! Brutto, 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 brutta situazione. Mi esce una roba del genere sulle mani, mi tocca prendermi a schiaffi da solo. Ne ho viste di cose allarmenti in vita mia, ma come questa, che ci posso fare? Ho la tripofobia. La cosa brutta, sapete qual è? Che non si sa neanche come curarla. Ma tanto sapete che vi dico, a noi il virus non ci frega, Italia! Intanto ne approfitto per ringraziare Papa Francesco, Diletta, Robert e Nico per aver acquistato la t-shirt ufficiale dei proxy del Doc. Papa Francesco. Sì, ma chiamato caro. Più potenti di Lucertola siete. Paghiamo tutto. Paura numero Sabrina. Sabrina. Pirofobia, la paura del fuoco. Nel video che vedremo, dei simpatici pompieri andranno in una casa in fiamme per placare l'incendio. Allarmente, io ve lo dico. Nel frattempo parliamo un po' di sta fobia. Chi ha paura del fuoco, con molta probabilità, ha subito un trauma in gioventù da piccolo. Magari si è scottato con una padella, magari ha toccato il fornello con la mano e sei tutto incendiato e ha preso tutto fuoco. Un disastro, eh. O magari semplicemente ha paura di rimanere bloccato tra le fiamme. È come dargli torto e fare così una fine orribile. Non è una fobia molto diffusa però, il che è strano, dato che in ogni dove può prendere fuoco tutto. In casa può prendere fuoco, in biblioteca può prendere fuoco, forse in piscina. Ah, non lo so io. Quindi perché ci sono così poche persone che hanno questa paura e invece tantissime che hanno paura di dei clown, degli insetti che non fanno male? Semplice, perché conosciamo bene il fuoco e i suoi effetti fin dall'alba dei tempi. Tutti quelli come Re di Pixel al tempo, quando vivevano nelle caverne, erano esperti del fuoco. È stata una delle prime cose che hanno scoperto. Quindi la conosce come le sue tasche e non gli fa paura. Sa come estinguerlo, sa come proteggersi, non sente il bisogno di andare in panico. Se applicassimo questo concetto, quindi la conoscenza, per capire le altre paure, probabilmente supereremmo anche quelle. Dottor Vendetta 2020 cheat. Ah, guardate che bello. Siamo nel bel mezzo di un incendio di una foresta, in un time lapse. Bellissimo, proprio... che c'è da dire? È affascinante però, eh? Veder bruciare le cose ha il suo perché. Sarò un po' piromane. Vabbè, andiamo avanti con la prossima paura prima che ci perdiamo qua in chiacchiere, eh? Che non credo che sia molto legale essere piromani. Paura numero... Volevi! Buonasera! Vole, guarda che fascia! Cinofobia! La paura dei cinomessicani? No, la paura dei cani. Ansietta suprema, regia! Maurizio Costanzo, per smorzare la tensione. Sprinzolini, cagnolini. Iniziamo subito con la premessa che in teoria i cani non attaccano gli umani per divertimento, perché non hanno niente da fare. Me li immagino due cani. Ehi Bob, ciao Jack, stasera che facciamo? Ma mordiamo un po' di battere cesta. Me li immagino. Se lo fanno, o hanno avuto un trauma ste povere bestie, o magari da piccoli sono stati picchiati dal loro vecchio padrone e mo gli sono girate le pelotas, vogliono mordere chiunque. Potrebbero anche avere qualche malattia, credo, tipo la rabbia. Però non andiamo oltre queste cose. O comunque sono stati allevati per essere cattivi, tipo lotte fra cani, quelle porcate lì. Al massimo possono mordervi solo se andate a rompergli le pelotas nel loro territorio. Cioè, capite ragazzi, è difficile. Però vi capisco. Capisco aver paura dei bao bao qua. Un cane del genere, porca miseria, guardate che roba. Cioè, potrebbe ammazzarci in 3 secondi se solo volesse. Poi hanno un'aura potentissima, guardate che roba. Se ti prendono ti fanno i capranzi. Anzi, ti fanno incrociati. Roba che manco Don Matteo modificato potrebbe far nulla a confronto. Che succede? Nonostante tutto, il cane è davvero il miglior amico dell'uomo. Se ne avete paura, ragazzi, adottatene uno da cucciolo e crescetevelo. E non vi morderà mai, se non in casi estremamente, estremamente, estremamente rari. E questa è la cosa figa dei cani. Uè, la fedeltà, fedeltà. Vediamoci sti video, dai. Per la miseria. Ma devi stare calma, lì di vagabondo. Ma cosa fa quel pazzo? Mette il dito dove mangia, è ovo che lo morde, no? Non si mette il dito nelle ciotole dei cani mentre mangiano. Sì, beh, questo... Ciao! Questo è incarognito, eh. E per finire, paura. Ciao! Chinofobia, la paura della neve.
Ma in che senso la paura della neve? Che è così frinzolina la neve? Sembra assurdo, ma esiste anche questa. Nasce spesso a causa di un trauma infantile come la fobia del fuoco. Ma se ci pensate, non è così strano aver paura della neve. Pensate alle valanghe. Che burdel. Siete lì a sciare. A un certo punto... Stiamo scherzando. Una bella valanga. Sono terrorizzato al solo pensiero, ragazzi. Terrorizzato. Vediamoci sto video. Eccola ciapato. Sarà sopravvissuto? Chi lo sa? Io non credo, Nel dubbio. Coffin Dance. E questo? Dai, sei in tutti noi. Dai. Per tutti i Monti Corvino Rovella. È caduto dagli sci subito, appena provato a scendere. E mo la valanga. Premere X con le cappette. Che effetto vi fa vedere un omino che viene travolto dalla neve, ragazzi? Vi fa ridere? Vi inquieta? Non vorreste essere al suo posto? Ragionateci. La chionofobia può causare sintomi estremi come pianti, urla, tremori, palpitazioni cardiache, depressioni e disturbi allo stomaco. Pure. Ah, c'è anche scritto... e premere X con le cappette anche. Lì morti di Babbo Natale. E mo chi va più in montagna? Piatelo. Regia, lei ha paura della neve? No, dei pupazzi di neve sì. Ha paura. Terrificato. Rigi da me. Cioè tu hai paura dei pupazzi di neve? Solo quelli con le carote. Ma stai scherzando? Assolutamente. Madonna mia, santo cielo. E voi che facete? Guardate con le lacrime agli occhi. Quante di queste fobie vi hanno fatto stringere proprio Y con le chiappette? Scrivetelo nei commenti prima che non mi mando a casa la Slap Force con il lanciafiamme.